Le maschere del narcisista per sottometterti e farti passare per pazza. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica del mio video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok. E veniamo al tema: le maschere del narcisista per sottometterti e farti passare per pazza. Il narcisista utilizza delle tecniche, delle maschere che gli servono per sottometterti e per farti passare per pazza, per farti passare per folle. Quali sono questi metodi, quali sono queste maschere che utilizza il narcisista? Ma la prima è quella del bravo ragazzo, no? La maschera del bravo ragazzo è una maschera che inizialmente disorienta anche la vittima, ma poi soprattutto nel tempo disorienta i parenti e gli amici della vittima, che quando magari inizia a dire ma lui fa questo, lui fa quello, beh, lei viene presa un po' per pazza perché lui si presenta in maniera impeccabile, soprattutto verso i parenti, affidabile, innamorato, accondiscendente, disponibile, insomma, sembri tu quella pazza isterica che non vuole, diciamo, che non accetta, che non vuole rendersi conto che ha a che fare con una brava persona, quindi passi per isterica fondamentalmente. Il bravo ragazzo a parole si dimostra collaborativo. Mentre poi nei fatti invece boicotta tutti i tuoi interessi, ti mette i bastoni tra le ruote, ti attribuisce a lei tutte le responsabilità, ti fa vivere i sensi di colpa. Metti in atto, potremmo dire, una sorta di terrorismo psicologico per destabilizzarti, per destrutturarti. Ha un po' questi comportamenti, diciamo, che veramente ti fanno passare per inaffidabile, ti fanno passare per diciamo folle, pazza, e questo devi tenerlo conto. Il bravo ragazzo maschera molto 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 bene. Un'altra categoria è quella del bugiardo patologico. Il bugiardo patologico è una persona che racconta poco di sé, della propria vita ritarda o sposta spesso gli appuntamenti e tu non riesci a capire perché fa questo. In realtà la reale motivazione, diciamo, la sua reale motivazione è che ha una doppia vita, ha una seconda vita. E questa seconda vita si manifesta, ad esempio, avendo diverse relazioni. Quindi magari una doppia vita, un second life praticamente totale, per cui tu non ti rendi neanche conto che questa persona è veramente ha un doppione, e talvolta anche una tripla vita, quindi passa talvolta periodi in cui sparisce, adducendo delle scuse, insomma, questo ha tanti segreti. E tu esci fuori pazza perché non riesci a capire, non riesci a decodificare questi comportamenti. Un'altra maschera utilizzata dal narcisista è quella della finta vittima. La finta vittima è una persona che attribuisce agli altri tutti i suoi problemi, spesso di cattivo umore, dice che ci sono. Dice che ci sono situazioni, diciamo, negative che le persone ce l'hanno con lui, che gli fanno delle ingiustizie, e insomma, si presenta come una persona in cui tutto il mondo ce l'ha con lui. Ovviamente tende a sminuire completamente i tuoi problemi, tende a sminuire completamente le cose che fai tu, si lamenta di tutto e di tutti, si sente incompreso e in qualche modo vuole, diciamo,
rovinarti la vita. Spesso è estremamente possessivo, geloso e cerca di isolarti e ti fa passare per folle se tu accetti l'isolamento. E poi abbiamo il mentore, quello che invece è il moralizzatore, diciamo, pontifica su tutto, appare sicuro di sé, ma poi alla fine ti dà un sacco di regole, ti dà un sacco di condizioni che tu devi rispettare, se no sei la cattiva, sei quella negativa. Ecco, quindi attenzione che quando ti mettono le regole ti rompono sempre i coglioni in qualche modo, e spesso sai che fare con un narcisista che dà un sacco di regole che poi lui, tra l'altro, o lei, perché adesso io faccio l'esempio dell'uomo, vale anche per la donna, non lo rispetta. E poi c'è il buon padre di famiglia che si atteggia vittima della precedente compagna con la quale ha avuto dei figli, dice che fa di tutto per i figli, che lei tratta male i figli, e quindi intanto si crea uno spazio verso i figli, quindi e in realtà poi dei figli se ne fotte abbastanza, insomma, ma gli servono come scudo per crearsi spazi e darti di fatto le briciole. E poi abbiamo il parassita, un'altra maschera che normalmente è uno bello, diciamo così, bello e dannato, che però poi dopo un po', tipicamente, diciamo, va alla ricerca di donne benestanti economicamente, induce poi delle scuse per cui gli è capitato questo, gli è capitato quell'altro, e poi si fa sostenere economicamente, affitto, bollette, eccetera, eccetera, regali. E ti esalta, e diciamo normalmente è una persona che sessualmente, diciamo, è molto, diciamo, ti riesce a soddisfare, quindi cerca di ricattarti sessualmente. Poi abbiamo l'uomo del mistero, un uomo molto affascinante, curato, elegante, sicuro di sé. Che prende subito il controllo della situazione. Questo qua si fa passare come unico, irripetibile, e pretende disponibilità senza però ricambiarla. È lui che decide tutto praticamente. Il fatto se tu accetti questo, sei fregata fondamentalmente. Perché anche qua ti farà passare come folle, come pazza. E abbiamo poi l'altruista. L'altruista è uno che tende a manipolare attraverso la generosità, si manifesta generoso, ti offre viaggi, ti offre cene, ti mette al corrente di cose che riguardano la sua vita. Però poi ti sta creando una gabbia dorata. Normalmente una persona benestante che però poi ti crea una gabbia dorata dalla quale poi avrai difficoltà ad uscire fuori perché ti ricatta. Normalmente questo può anche arrivare a, diciamo, a mantenerti, ma ti ricatta. Il ricatto è, diciamo, totale. Tu non sei più libera di fare nessuna scelta, non sei più libera di fare niente. Poi abbiamo il Salvatore. Il Salvatore è una persona che si dimostra paterna, sensibile, la maschera è quella, coraggioso, pieno di umanità. È una delle maschere più utilizzate dal narcisista, autorevole, carismatico, però poi alla fine è molto freddo, narcisista, e anche qua, diciamo, tende a controllarti proprio attraverso questa sua caratteristica. Queste sono le maschere principali che utilizza il narcisista e ovviamente riuscire a capire che sta usando una maschera è molto importante. Poi ce n'è anche un'altra che è ancora peggio, questo è l'intimidatore, che è lo stile della minaccia. Questa persona fa scenate, urla, minaccia di abbandono. Ecco, è una delle persone, fa il broncio, una persona che è anche mentalmente abbastanza squilibrata, quindi bisogna prestare attenzione. Devi cercare di riconoscere queste maschere perché se le riconosci potrai evitare di essere sottomessa e di passare per folle, di passare per pazza. Bene, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, io
Iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram e su Massimo Taramas, Massimo Taramasco Ufficiale su TikTok. Ovviamente seguimi anche su tutti gli altri miei canali YouTube e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!